Ave gente, sono Naru, seguimi qui su ROM 2 Total War, nell'espansione Hannibal at the Gates con i nostri siracusani. Nell'ultima puntata abbiamo fatto un'invasione molto audace, una manovra di strangolamento per prendere Taranto e assicurarci il controllo di tutto il sud Italia. Ovviamente considerando sud della Puglia e anche il sud della Campania. Ci manca... praticamente il piano era conquistare Taranto e far sì che nessun esercito potesse arrivare da nord per rompere l'assedio. Quindi ho fatto un veloce assedio a Boxentum. Ho fatto un assalto. E a Bari sto facendo un blocco navale. Spero che effettivamente loro, i baresi, mi facciano un assalto. E così io riesco a prendere Bari abbastanza in maniera veloce. Taranto ha delle mura effettivamente toste. E fare un assedio, oltretutto un assalto con delle picche, non è tra le cose più intelligenti. Quindi 2 turni possono comunque bastare. E alla fine di queste campagne io spero di controllare almeno Benevento. Benevento sarà proprio forse la battaglia decisiva. Intanto io sto facendo azioni di fastidio ai danni dei romani. Qua ho fatto nascere un paio di ribelli latini, così rallenteranno un po' l'avanzata romana per assicurare e per dare una mano a Taranto. Quindi procediamo. Il tempo è dalla nostra parte. Però dobbiamo fare attenzione che i romani non devono arrivare. Tanto mettiamo lancieri formidabili e al generale diamoli... Comandante. Direi comandante può andare abbastanza bene. Torniamo e vediamo un po' come va. Ora, Cartagine sta andando in mare aperto totalmente e perde tutte le sue truppe. Devono fissarlo, veramente un grandissimo problema. Perché, oh, hanno vinto i romani e stanno mandando un po' di truppe di supporto. Hanno vinto contro i ribelli. The spirits tell us that we should offer you gold. We do not argue with spirits. Ok, la Lega Etrusca mi manda un po' di soldi. Mi piace anche molto cosa ha detto lì del noi non discutiamo con gli dèi. Gli Etruschi effettivamente come popolazione erano una popolazione... Sì. Ok. Comunque, effettivamente gli Etruschi erano una popolazione molto, molto, molto premurosa e avevano paura delle divinità. Avevano una paura tremenda delle divinità. Mi pare che prima di fondare le città gli Etruschi... Tanto però i ribelli latini sono rilevati... Ah. Stanno andando da me adesso i ribelli latini. Molto male. Facciamo un sabotaggio. Vediamo se riusciamo a avvelenare l'esercito. Non ce l'abbiamo fatta. Qua c'è una buona flotta e dobbiamo fare attenzione. Facciamo sovversione militare. Non so che cosa fare qui. Ma facciamo azioni di guerriglia. Così abbastanza generali. Tanto questi ribelli qui li devo scacciare subito perché sennò possono diventare un bel problema per me. Direi che posso fare una battaglia automatizzata e procedere tranquillamente. Mi fa sempre male questo colpo qui. È terribile. Perché la fanno? Viene male per le truppe del nemico. Tanto catturiamo questi schiavi che si sono ribellati per causa mia, oltretutto. Devo prendere velocemente Bari. Effettivamente, perché sennò potrebbe essere anche un bel problema. Però c'è questo esercito qui che non mi piace per niente, le lance di Mernva. Quindi meglio fare subito la battaglia e lasciare che le lance di Mernva
sembra quasi un brutto nome, arrivano da me. Quindi proviamo a fare questa battaglia navale. Vediamo come va. Ah, io sono terribile nelle battaglie navali, però qualcosa ho imparato. Ho imparato qualcosa e quindi potrebbe anche andare bene, perché no? Ho delle navi decisamente più pesanti di quelle del nemico. In particolare ho delle Esero Pentera, non mi ricordo come si chiamano, con torre per arcieri. Sono delle navi belle corazzate. Oltretutto le torri con arcieri ovviamente hanno gli arcieri dentro, quindi riescono anche a sparare a distanza. Più che altro servono per fare azioni di speronamento. E l'unico problema è che sono abbastanza lente e quindi possono essere abbordate da altre navi. E anche l'altro fatto che, essendo navi grosse, possono incendiarsi in maniera veloce, celermente comunque. Ed è un bel problema. Ma vediamo un po' come procede. Io probabilmente non mi farò attaccare subito dal nemico. Intanto io c'ho anche un po' di baliste, quindi sul conflitto a lunga distanza posso vincere. E direi di fare una battaglia con clima asciutto. La mia disposizione... Oddio, io voglio vedere anche le disposizioni base. Linea di battaglia è questa qua classica. Poi dopo vediamo le altre. No, non mi piacciono tanto queste formazioni. Io direi mettere le navi di artiglieria qui e dietro le mie pentere con torre per arcieri. Ok. Il nostro generale un po' più indietro. E oltretutto mettiamo le nostre navi da pattuglia. Meglio metterle tutte su un fianco, che così sono meglio controllabili. Ok, voglio vedere che cosa vuole fare il nemico. Ah, sbarca. Quindi dovremmo trasformarla in una battaglia terrestre. Il mio piano è, magari, siccome il nemico non vuole combattere sul mare, lo lasciamo combattere sulla terra, ma io ho il vantaggio, appunto, che ho gli archi, baliste o armi da distanza, alla fine, che posso utilizzare benissimo per sparare contro di lui se sta qui. Sì, appunto, se si mette in questa posizione riesco a colpirlo. Sì, è assolutamente fattibile. Tanto vediamo tutte le nostre navi che vanno in posizione. Guardate che fighe che sono. Aspetta, andiamo a velocità normale. Guardate. La flotta siracusana. Con gli occhi che ti fissano. C'è molto cancerogeni, però comunque ti fissano. Hanno pure un lupo davanti. Sì, sono fatte bene come navi. Ok, adesso inizierà il casino per posizionare bene tutte le navi, perché ovviamente si scontreranno vicende e si bloccheranno. Eccole qui. Gli autoscontri. Ok. Avanzate. Ok, mettiamoci un... qui. E iniziamo a sparare contro il nemico con le mie baliste. Ok, abbiamo colpi incendiari. Direi colpi standard, tutti quanti colpi standard. I colpi incendiari sono un po' troppo... sono un po' troppo imprecisi.
Guardiamo un po'. Ma e comunque tu hai lanciato i colpi incendiari e forse hai qualcosa in più, tipo un cromosoma. Oi. Ah, colpi normali, bene. Vediamo un attimo la manovra di ricarica. Sto da qui. Sempre se riesco a centrare con la videocamera. Guarda che bello però. I dettagli di questo gioco a volte sono sorprendenti. A volte. Geniale. Che riusciamo a colpire qualcuno? Sì, ne abbiamo colpiti abbastanza. E direi, intanto che ci siamo, vediamo se riusciamo a passare in mezzo con le mie navi. Aspetta, tu prova a passare, se ce la fai, devi tirare un po' di frecce. Vediamo se ce la fa. È una sfida dura, per le mie navi. Una alla volta, però andiamo. Ok. Sta passando. Oh, è passato. Spariamo. Non alla plebe, magari. Alle leve, sì. Alle leve. Ma anzi, i rorari che mi... sono quelli che mi stanno più antipatici di tutti. Vediamo i miei arcieri che iniziano a sparare. I miei rorari, i loro rorari che si mettono in posizione, però... la plebe che si mette lì vicino e muore. Ah! Fanno delle scariche niente male i miei soldati. Spariamo contro le leve adesso. Poi il bello che si mettono tutti compatti, così è più facile prenderli. Ah, molto molto bene. Siamo a spostare tutti qui. Poi il bello che hanno i giavellotti e quindi probabilmente non riesco nemmeno a tirarmi i pilum, i pila, scusate, contro le mie navi. Quindi... ok. Qua stanno crepando abbastanza in fretta. Spariamo queste leve adesso che ci siamo. Tu stai passando. Molto bene. Ce ne serve un altro. Il nostro generale, dai, tanto che ci siamo. Intanto concentriamo il fuoco qui, con tutta l'artiglieria. E spariamo il generale con le nostre navi con arcieri. Facciamo un tiro fatto da noi. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Vediamo se ce la facciamo. Ah beh, un paio. No, si stanno risollevando. Dai. Oh no, c'ero lì vicino. C'ero, Spariamo un po' qui adesso. Ah, li ho beccati. Facciamo un altro tiro. Sembra di giocare quasi... Mi ha fatto male. Sembra di giocare a quei giochi lì da Luna Park, che devi beccare le cose che stanno attaccate sulla parete. Ovviamente sono tutte delle taccagnate che alla fine non ci guadagni mai. Però comunque è carino. E perché quella mia nave non è tanto ok? Già, perché i giavellotti stanno sparando. Mi sono avvicinato un po' troppo, effettivamente. Bisogna fare attenzione. Questa nave ha finito le munizioni. Moving out.
Ok. Sparate qui. Spariamo a questi orari. Molto bene. Riusciamo a beccarli. Sì, stiamo facendo gravi perdite al nemico. Questa nave qui la stanno colpendo, quindi è meglio girarci subito. Oddio. Non spingere altre navi. Che cavolo. One of our units has used all its ammunition. Dio. I comandi delle battaglie navali sono un po' troppo strani qua su Rom 2. Ecco. Our general is under attack. Il nostro generale è sotto attacco. Facciamo un po' attenzione. Ok, il nemico si sta praticamente ritirando. Sì, abbiamo vinto. Vittoria decisiva. Abbiamo perso un po' di uomini. Solo in due navi, niente di che. Però del resto abbiamo fatto una grande vittoria. Così anche Bari è mia. E adesso forse controllo tutta la provincia della Magna Grecia. Credo almeno. Devo vedere un po'. Siamo messi molto bene. Adesso Taranto è completamente isolata da qualsiasi attacco. Mi preoccupa solo quell'esercito di terra che si è imbarcato, che magari vuole fare qualche attacco. Devo bloccarlo subito, perché se no, diventano seri problemi per me, perché possono attaccare Bari. Taranto può ancora resistere un turno, credo, non mi ricordo bene, e poi dopo si arrendono. Non voglio fare un assalto alle mura, vi ho già spiegato perché. Praticamente ho i picchieri, e i picchieri per un assalto alle mura non vanno assolutamente bene, perché immagino utilizzare una cosa lunga 24 piedi, non mi ricordo quanto sono in metri, e su un muro, scalando, andandoli a combattere. No, non è una buona idea. Oltretutto non ho tutti questi macchinari tecnologici d'assedio, e quindi devo un po' aggiustarmi alla mia maniera. Ok, Bari è presa. E occupiamo. Gli artigli di Okeanos arrivano. Oh mio Dio, Bari. È tutta. Oh mio Dio, Bari è messa proprio male. Devo ricostruirla. Ok, intanto gli artigli di Okeanos aumentano di grado. E direi di mettere grandi arcieri. Oddio! I romani stanno arrivando. Quanti sono? Queste qua. Questa qua è una bella flotta. Oddio, subito. Bisogno di questi uomini. Devono tornare per dare supporto se ce la fanno. Tanto qui quanto possono durare. Ancora un turno. Tanto devo metterla l'abilità di muoversi velocemente, perché sennò non riusciamo ad arrivare. Qui distruggiamo. E anche. No, qui non possiamo fare ancora nulla. Ok, c'è anche un altro tizio che ha bisogno. Il generale degli artigli di Okeanos. Mettiamo. Navigatore, direi. Hanno aggiunto queste nuove abilità, però, per gli ammiragli. Prima non c'erano. Interessante. Intanto i cartaginesi buttano la loro flotta passando per il mare aperto. E i romani vanno ad attaccare Bari. Ah, io non posso fare un granché qui, eh. Non voglio perdere la mia flotta. E quindi
Quindi che faccio? Posso guardarli via mare e sparo con... Hanno anche dei triari. Ah. Brutta cosa se hanno i triari. Bari comunque la perdo, probabilmente. Il mio piano è ammazzare più unità del posto del nemico e poi dopo io do la rotta generale con la flotta e... Ce ne andiamo. Probabilmente mi conveniva fare una razzia senza occupare. Forse era qualcosa di più interessante. Però è stato bello tenere Bari per un turno. Anzi, diciamo, nemmeno alla fine. Battaglia di Bari. Seconda battaglia di Bari del 1215. E iniziamo subito la battaglia. Direi di mettere gli arcieri qui. Il resto qui, così riesco a sparare subito. Ah già sì, l'altra flotta che non ho dispiegato la metto subito qua dietro giusto per riserva. Non schiantatevi per piacere, però come non detto. Ok, ora voi ragazzoni, non so che cavolo fare con voi. Bello che cioè, un contadino, un ufficiale e un portabandiera. Un contadino, un ufficiale e un portabandiera. Ed è abbastanza divertente, tipo, per ogni contadino c'è un portabandiera e un ufficiale che gli dice cosa fare. Sono messo bene, dai. Dai, contadini. Mettiamoci in posizione. Piace anche come si mettono proprio precisi. Sulla sinistra c'è il portabandiera, poi l'ufficiale e poi il paesano. Proprio come nella realtà. Almeno. Qui arriva il generale. Se. Oh, quello lì è Scipione. L'africano. Publio Scipione. Non so se lui è. Oddio. Mi stanno venendo i dubbi. È Scipione l'africano? Perché se è proprio lui, lo voglio ammazzare. Perché è un grande generale, quindi voglio farlo fuori. An entire unit has perished. Ok. Scipione l'africano che ammazza i miei contadini. Dai, devo ammazzare Scipione l'africano. An entire unit has perished. Qua arrivano i triari incazzati. Vediamo se riesco a ammazzare Scipione almeno. No, non ce l'ho fatta. Ok. Ora spariamo tutti a questi triari che non mi piacciono. Questo colpo qui è stato perfetto. Eccolo qui, Scipione. Ciao. Eccolo qui, Scipione. E lui? Oh, c'era lì, c'era. Era lì, eh. Eccolo qui, Scipione, che muore. Pam, caduto per terra. Ciao, Scipione. No, non voglio guardare che cosa hai nel perineo. Ora. No, 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 non sbarcare, stavo scherzando. Ho fatto uno scherzo che non ha fatto ridere. Dai, sparate. Ok, molto bene.
sparate alla testuggine. Voi. Il nostro generale è sotto attacco. Ah già, sì, ci sono gli altri tizi. Che ci stanno sparando a distanza con qualche giavellottista. Non troppo simpatico, ecco. Riuscite a sparare voi? Ah, qua è divertentissimo. Guardate! È fantastico! Sparare così vicino. Oh! Mi sento crudele. Mi piace. No! Non mi puoi dire questo adesso. Mi fai divertire. Io mi diverto e poi dopo mi dici no, non puoi più. Ok. È stato divertentissimo. Questo gioco qua è divertente però. Sei divertente. Fantastico. Mi sento molto sadico. E mi piace. Dobbiamo fare attenzione però a questa nave qui. E andiamo avanti con questa. Chi sparare? Chi sparare a voi? Guardate che bello! No, però mi sono avvicinato un po' troppo. Voi tornate indietro. Sparate a questi giallottisti che non mi piacciono. Voi avete finito le munizioni, allora andate con questi. Molto bene. Vedi di sparare qualche altro colpo. Ci sono certe unità di astati che sono rimasti proprio con niente. Ok. Queste unità di Verity stanno ritirando. Però mi fai sparare a me, ok? Ah, che fan... bellissimo. No, è finito il mio divertimento. Vabbè. Divertitevi, soldatoni. E velocizziamo il gioco. Non abbiamo nient'altro da fare. Ovviamente non sbarco, eh. Oi! Attenti, ci sono alcuni che stanno sparando. Questi Veliti ancora. Ma direi di fare una cosa. Tutte le unità. C'è il comando proprio ritirata generale. Mi ricordo che c'era. Ah. Perché effettivamente non posso continuare la sta battaglia. Un attimo solo. Fatto che di spiegarvi tutti in ordine, così vi faccio andare avanti uno alla volta. Tanto voi due con le barchette date qui e sparate queste leve che non mi piacciono.
Ok. Queste leve si stanno ritirando. Ora sparate a questi veliti. E voi due tornate qui. One of our units has used all its ammunition. Ok. Spariamo sti triari. Ok, One of our units has used all its ammunition. abbiamo finito le munizioni con queste due navette. Ah, le munizioni scarseggiano sempre. Rimangono solo queste due navi con munizioni. Mi devo avvicinare il più possibile, ovviamente per sparare meglio. Se potete, sparate a quest'unità. Bene. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa questi triari. Anche se non credo. One of our units has used all its ammunition. Non so che fare. One of our units has used all its ammunition. La situazione non è piacevole, però comunque posso sparare con le torri delle mie navi. Solo che effettivamente non ci metto troppo, forse meglio di no. Direi possiamo dare la sconfitta. Non possiamo fare nient'altro. Abbiamo perso un po' di uomini, logicamente. Però il nemico ha perso Scipione l'Africano. Ha perso molte unità. E quindi Bari, ovviamente. Bari è solo un sogno adesso. Non può prenderla e non può. Cioè, Bari. Buonanotte. Taranto non può prenderla, però comunque ha comprato il Bari. E finalmente qualcuno ha comprato il Bari. E adesso. Oh. Voglio vedere che cosa accadrà. Probabilmente quella flotta romana me la troverò a casa mia, sotto in giardino, che darà fastidio. E devo tenermi pronto, perché è una flotta bella, bella potente. Preferisco magari prima andare a Taranto, perché in questo turno qua probabilmente mi attaccheranno e io li sconfiggerò. Non dovrebbe essere una battaglia troppo difficile. A Taranto organizzo un po' il mio porto militare, così riesco a curare le mie navi e poi dopo affrontare la minaccia della flotta romana, proprio nel caso se sono belli incazzati i romani e vogliono venire da me. Mi dispiace comunque in questa espansione qui che non ci siano le tribù dell'Illiria. Le hanno aggiunte con l'ultima DLC. O almeno Free LC, non l'ho tanto ben capito. Praticamente hanno aggiunto gli Ardiei, che effettivamente sono una tribù dell'Illiria. Oh, mi è morto il generale. Che sono una tribù dell'Illiria, che anche dopo le guerre che ci sono state nella seconda guerra punica hanno dato veramente grandissimi problemi. Ora salviamo perché questa battaglia la faremo il turno successivo, cioè nella puntata successiva. Quindi per questa puntata è tutto. Alla prossima, ciao!